Buongiorno da Chioggia, presentazione presso l'Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica IAT in Lungomare Adriatico a Sottomarina, della nuova insegna e del merchandising di Chioggia Che Storia. Presente l'iniziativa l'assessore alla cultura e al turismo del Comune di Chioggia, Isabella Penzo, e i componenti del OGD, Organizzazione di Gestione della Destinazione Chioggia, Storia, Mare e Laguna. Benvenuti a nome dell'OGD, l'organizzazione di gestione della destinazione Chioggia Storia Mare e Laguna. Quello di oggi vuole essere sicuramente un segnale di ripartenza per un settore, quello turistico, che ha sofferto molto a causa di questa pandemia, ma vuole anche essere un segnale di una nuova partenza, di cambiamento. L'anno scorso, alle porte di Ferragosto, abbiamo promosso e lanciato il logo Chioggia Che Storia. Chioggia Che Storia è nato dopo una serie di incontri dell'OGD che ha coinvolto una serie di operatori, non solo turistici, ma operatori economici di tutta la città. Ci siamo interrogati, abbiamo riflettuto su cosa siamo, cosa vogliamo essere e come vogliamo mostrarci all'esterno. Quindi abbiamo riflettuto sui nostri plus valori, sulle caratteristiche della nostra destinazione. E per questo è nato Chioggia Che Storia. In questo tempo, cioè, abbiamo lavorato molto, nonostante il periodo di chiusura forzata, ma l'OGD è andato avanti nella programmazione. Due settimane fa abbiamo lanciato anche il nuovo sito di destinazione, il primo sito ufficiale, visitchioggia.com, e una serie di altri interventi, di altri obiettivi da raggiungere nel medio e lungo termine. Come ho detto, la presentazione del sito turistico è stato comunque un lavoro di squadra, con una suddivisione dei compiti, perché ognuno ha fatto la propria parte e ha contribuito nei risultati. Credo che l'installazione dell'insegna sia anche un segno di dare valore e come punto di riferimento che sia l'Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistiche. Servizio che è stato affidato lo scorso anno a Coop Culture, che ringrazio, quindi la persona della dottoressa Panato, che ha contribuito all'installazione dell'insegna. L'insegna che sarà illuminata da questa sera e credo che diventerà una postazione selfie obbligatoria. Ovviamente la strada da fare è ancora lunga, ma credo che siamo sulla direzione giusta. Vedete anche dei gadget di Chioggia Che Storia, in parte promossi dallo IAT, quindi dalla Coop Culture, quindi potete trovare all'interno dell'ufficio qua di Sottomarina l'astuccio piuttosto che la pochette, piuttosto che la penna, quindi finalmente anche Chioggia la sua linea di merchandising. Ne approfitto anche per comunicarvi nuovamente che da quest'anno, oltre alla sede di Sottomarina, c'è un altro punto informazioni, che è quello di Chioggia all'interno del Museo Civico, dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 13. Mentre questa sede è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13, nel weekend dal venerdì alla domenica, anche dalle 16 alle 22. Lo IAT poi sarà anche sede del prestito librario, quindi dal 14 giugno, un esperimento fatto nell'estate 2019 che ha riscosso molto successo e che abbiamo voluto riproporre anche quest'anno grazie alla collaborazione con la cooperativa socioculturale della Biblioteca Civica Sabadino. Ecco, questo vuole diventare comunque un punto di riferimento per i turisti. Ne approfitto ovviamente per ringraziare tutti voi, tutti i membri dell'OGD. Abbiamo ancora tante cose da fare, abbiamo appena terminato una riunione con i prossimi obiettivi e ringrazio ovviamente gli uffici comunali a supporto. Bene, vi ringrazio, direi.